tutti amici e amiche, benvenute in questo mio nuovo video, quello lì della mia alimentazione, diciamo per tentare di perdere qualche chilo, quello che facciamo in collaborazione con Marzia di Crudeli del Tube. Ma andiamo subito a vedere questa settimana come mi sono comportata. A dopo! Lunedì 30 ottobre, iniziamo la mattinata facendo colazione con un mini cappuccino di latte e caffè e il solito croissant integrale. Buon appetito! Pranzo! Dunque, siccome abbiamo fatto un po' tardi e sono già le 2, abbiamo preso qualcosa di pronto. Abbiamo preso le mozzarelle, mangeremo una testa, una e mezza testa veramente, e poi abbiamo preso queste insalatissime, questa qui. Nutrimix, insalata con tonno, piatto unico bilanciato, mediterranea, bulgur, lenticchie e olive. Ok. Eccoci qua per la consueta camminata, la cyclette si sentirà un po' abbandonata, ma visto che c'è il cagnolone da portare preferisco fare la camminata, sinceramente, e prendere un po' d'aria. E niente, facciamo mezz'ora di camminata a passo spedito. E poi vediamo, se ho ancora voglia magari faccio un po' di cicletta a casa, vediamo. A dopo! Sì, è ora di cena, però io sinceramente oggi ho proprio esagerato a pranzo, perché quell'insalatissima, ne parlavo con la mia socia Marzia, era un pasto completo, io invece ci ho associato la mozzarella, bravissima! Quindi tac, c'ho davvero un pesantore di stomaco e sono le 7:10, quindi è quasi ora per noi di mangiare, noi piemontesi mangiamo presto. Quindi io stasera, giusto o sbagliato che sia, non me la sento di mangiare, quindi mangerò giusto una mela. Nel frattempo io ho ordinato i prodotti della Snap, ho già fatto tutto, dovrebbero metterci 3 giorni ora. Ci sono anche dei giorni di festa, quindi magari tarderà un po', non vedo l'ora che arrivi. Ok, allora, buon appetito! Martedì 31 ottobre, questa mattina, oltre aver mangiato il solito croissant integrale e il mini cappuccino, mini di latte, ho fatto un'attività normalissima di pulizie della casa. Adesso vi faccio vedere cosa faremo per pranzo. Allora, siccome stamattina avevo tutto da fare io e ci siamo anche svegliati un po' tardi, sapete oggi chi è il cuoco? Vi faccio subito vedere, così vi mostro cosa si mangia oggi. Mi sa che non è molto dietetica la cosa, la questione. Ma quando ci metteremo seriamente? Quando arriveranno i prodotti della Snap? Allora, andiamo a vedere cosa ha fatto il cuoco. Allora, un 10 per l'impiattamento, guardate con che fantasia meravigliosa. Questo ci ha messo tutto il giorno a prepararle, Sono 2 minuti. Comunque, apprezziamo lo sforzo, La mia dote è la velocità nella cucina. Sì, vedete, acqua e limone, preciso. Allora, sono filetti di merluzza. Sono quelli del Capitan Findus. Ok. E spinaci della busta della COP, solo da cuocere e con un goccio d'olio, vero? Non hai esagerato con l'olio, vero, no, capo? Un goccino. Ok. Buon appetito a tutti. Ci vediamo con lo spuntino. Ore 14. Abbiamo finito di mangiare. Adesso, visto che c'è mio marito disponibile a casa, a Ponte, andremo a farci una bella sbiciclettata. Si pedala dal vivo oggi. Vediamo cosa riusciamo a fare, però. Allora, come vedete, questo non è un terreno facile. C'è ghiaia, ci sono fosse, è veramente dura pedalare qui. Vai, sarà 20 minuti che pedaliamo. Più o meno. Adesso sì, andiamo minuti verso i boschi. Sì. E ci vediamo lì. Voi non potete capire il profumo qua di sottobosco che c'è.
Tutto questo molto vicino a casa mia, eh. E proprio attraversando una strada siamo già in questa meraviglia dove c'è anche un'area attrezzata per fare le grigliate, picnic. Infatti là c'è addirittura persone che campeggiano con la barchetta, perché qui dove c'è mio marito c'è il Po. Faccio vedere, perdiamo un po' di tempo, poi guardo se è giusto. Vedete? Qui addirittura a un certo periodo, una o due volte, non di più, venivo al mattino in bici, quando ero un po' più attiva, qualche chilo di meno, e facevo yoga qui, facevo saluto al sole, venivo fin qui, facevo saluto al sole. Guardate che meraviglia il nostro Po, un po' secco, poverino, se non si decide a piovere un po'. Ok, meraviglioso, guardate che spettacolo. Ok, continuiamo a pedalare. Eccoci a casa, c'è la creatura che ci fa le feste. Ciao amore, ciao. Allora, mi ha fatto 1:10 di pedalata, un'ora va, perché ci siamo anche fermati un attimino, che avevo le gambe a pezzi come primo giorno, dai, un'ora comunque, un'ora avremmo fatto 6 chilometri, vabbè, comunque sono già contenta, devo dire che ne ho fatto, dai, posso essere felice. Adesso tisana, tisana rigenerante e doccia. La tisana che vi dicevo, opa, rigenerante con tè verde, guaranà e ginseng. Ora, anzi, tisana time. Ah, cena da mamma e papà questa sera, visto che è la festa qua dei santi, di Halloween o di quello che vuoi che sia. Andiamo a cena dalla mamma, c'è anche la sorella come l'altra volta e c'è la bagna cauda. Domani bisogna stare così. Da bravi piemontesi, bagna cauda con la verdura. Quindi ci sta dentro. Mercoledì 1 novembre, per colazione ho mangiato una fetta biscottata con la marmellata e il mini cappuccino. Ho fatto le mie attività mattutine, pulizia a casa e tutto, e adesso siamo all'ora di pranzo. Andiamo a vedere cosa ho preparato. Oggi filetti di merluzzo, finocchi crudi, melanzane grigliate con un velo d'olio e una o due fette biscottate integrali. Adesso vediamo quante ne mangio, al massimo due comunque. Eccoci qua per l'attività quotidiana. Dunque, sono circa le 3 del pomeriggio, ci avviamo a fare una bella passeggiata di almeno un'ora a passo spedito con anche il nostro cagnolone che non cammina. Quindi ci vediamo dopo, quando abbiamo finito la nostra passeggiata. Di ritorno abbiamo fatto un'oretta scarsa, diciamo, e adesso vado a casa e mi mangio una mela. Naso rosso c'è. Ora di cena, adesso vi faccio vedere che stiamo cucinando insieme col maritino, vediamo cosa stiamo facendo. Non gli piace come cucino io il risotto al kiwi, che è il nostro piatto preferito ultimamente, ha deciso che lo deve far lui e io lo lascio fare. Quindi abbiamo già spezzettato il kiwi, poi ci sarà filetti di nasello e questi che stanno bruciando, perfetto, asparagi, quelli surgelati. A cui adesso però vado ad aggiungere una bella sottiletta. Eccoci qua. Guardate che meraviglia. Pochino, con pochino, ma ci vuole. E poi gli asparagi con mezza sottilettina e il nasello con limone, senza neanche olio, non ho messo neanche l'olio sopra, neanche come cottura, come sempre. Gli asparagi anche, non ho messo neanche olio, solo un po' di sale. E voilà! Giovedì 2 novembre, sveglia ore 7,
e adesso vado a fare questa colazioncina un po' più sana, come anche ieri, forse anche l'altro ieri ho cominciato a farla in questo modo. Vediamo un po' cosa sto mangiando. Qua il cappuccino, non posso rinunciare al cappuccino. Vedete che è basso, è tutta schiuma, E fette integrali con un pochino di marmellata di frutti di bosco. Buon appetito, una fame. Pranzo, come vi dicevo, quando non c'è mio marito non ho voglia di prepararmi da mangiare. Quindi mi mangio la ricotta con due cracker. Allora, stasera faccio veramente la birichina, perché mio marito voleva assolutamente una cosetta. Cioè, tu sei a dieta, ma io voglio, stasera ho voglia di quello. E vi faccio vedere cosa, perché posso io mangiare due verdure quando lui mangia queste cosette, queste leccornie. Andiamo a vedere cosa, va. Beccata. Però mi sono limitata alla margherita, che tra l'altro è la mia preferita, quindi nessun sacrificio, io l'adoro questa pizza. Guardate lui che roba. Cioè, quattro formaggi con wurstel. Quindi, dai, passatemela questa pizzoccia, ogni tanto ci vuole. Venerdì 3 novembre, dunque mi sono alzata, ho mangiato le mie due fette biscottate con la marmellata, poca marmellata e il mini cappuccino, quello che è irrinunciabile, non ve l'ho fatto vedere perché tanto. Poi inaspettatamente, mentre facevo le mie pulizie, ho visto la ciclette e ho detto provo a fare qualcosa. Purtroppo non ho messo il cellulare perché non pensavo di fare i bei 5 minuti. 5 minuti, ho percorso un chilometro e qualche metro, niente di che, lo so, è pochissimo. In bici riesco a percorrere, quando vado effettivamente in bici, forse perché ti distrai, guardi che intorno a te, riesco a percorrere ben anche quanti 6 km mi sembra dall'altra volta, e comunque un'ora quasi di biciclettata, mentre in ciclette non so per quale motivo io più di tanto non riesco, mi va via il fiato, non respiro bene. E quindi il problema è proprio il fiato, io non riesco a fare più di tanto, almeno vedete che sono arrivata già a 5 minuti da un minuto che avevo fatto la prima volta. Per me è già un progresso, perché bisogna comunque ricordarsi che io ho fatto delle terapie molto invasive, tipo, appunto, come sapete tutti, la chemioterapia, e da allora non ho mai più fatto attività fisica, quindi devo anche procedere lentamente, perché tanto morire sulla ciclette non serve a un granché. vabbè, quindi, cioè, ma comunque non voglio neanche privarmi sul fatto alimentare, come ieri sera, non voglio neanche proprio privarmi di qualsiasi cosa, voglio anche godermi la vita. Il mio scopo è eliminare l'eccesso, nel senso, quando prima mangiavo due o tre pacchetti di cracker a pasto e magari avevo mangiato anche la pasta, ovviamente ho preso un botto di 10 kg in pochissimo tempo, no? Mi sono proprio lasciata andare. Quindi non è tanto fare la fame quanto eliminare l'eccesso. Scusatemi, oggi volevo fare questa piccola precisazione a me stessa. Forse, come sempre, più a me stessa che per spiegare qualcosa agli altri, no? E più per me, non devo fustigarmi. Le cose si possono anche fare piano piano. Ok, ci vediamo ora di pranzo. Eccoci qui per l'ora di pranzo, è l'1:10. Come al solito, sapete che quando non c'è mio marito non si cucina, però mi sono fatta un bel piattone di frutta e c'è un kiwi, scusate il rumore, la lavatrice che è in allarme, comunque c'è un kiwi, una mela e una pera. Non so neanche se riuscirò a mangiare tutto, ma penso di sì, magari non tutto immediatamente, ma va bene, andiamo di frutta oggi. A dopo. Eccoci, siamo in mezzo alle risaie per la camminata spedita insieme a Cagnolone e marito, e adesso faremo un tre quarti d'ora di camminata a passo sostenuto speditissimo. A dopo. Cena.
Avevo una gran voglia di pomodoro e tonno, quindi solo questo, pomodoro e tonno e tre fette biscottate, perché sono buoni insieme al pomodoro. Stasera mangiamo un po' così. Sabato 4 ottobre ho fatto la mia solita colazione con le fette biscottate e un pochino di cappuccino, mini cappuccino, e adesso andiamo a fare il tè con acqua calda. Quindi tiro la mia acqua calda e metto due cucchiaini di questo tè in 250 bello buio. 250 ml di acqua che ho, adesso io ho preso la misura qui, quindi metto due bei, anzi un cucchiaino e mezzo, va già bene. Io non aggiungerò zucchero. Ecco qua. Sospetto un attimino che si raffreddi e inizierò a bere la mia, il mio mix snack. Eccoci qua. Adesso fatta la spremuta, dovrebbe essere 250. 250. Sì, perfetto. 250. Vado a mettere due cucchiai di snack. Oggi avrei potuto mangiare normalmente perché il marito c'è, quindi comunque preparo da mangiare, però ero troppo curiosa di assaggiarla, quindi aspetto e sembra un po' frullato. Eccoci qui, proviamo. Là c'è mio marito che se la ride e lui sta aspettando il riso. Assaggio, eh? No, è buonissimo. Così sì, così sì che vale la pena. Buonissimo, sembra proprio un frullato. Buono, buono. Buon appetito. Attività della giornata. Oggi è proprio novembre. Non fa tantissimo freddo, ma è novembre, come nebbiolina, vedete. Ok, attività, un'oretta di camminata, passo super sostenuto. Funziona Snap, subito appena finito di mangiare pensavo di aver fame, di bere più che altro. Ma però adesso mi sento veramente sazia, sono le ore 3 circa. 3 e mezza e non ho per niente fame. Comunque quando arrivo a casa mi mangio una mela. A dopo! Vicino. Per merenda mi mangio la pera, non è tutta mia questa, eh. Allora diciamo che io mi mangerò questo, ecco, tutto il resto è di mio marito. Eccoci qua, è quasi ora di cena, noi siamo invitati a mangiare da mia suocera, penso che si mangeranno spaghetti allo scoglio e non so cos'altro, vi farò le foto. Stasera si mangia gnam gnam gnam. E buon appetito! Domenica 5 novembre, andiamo a farla pesata. Ho già fatto colazione però, in teoria bisognerebbe farla prima di colazione. Ho mangiato sempre le solite fette biscottate con un tè stavolta. Poi ho bevuto già il mio tè mix snap. Ecco, 66 e mezzo. Vabbè dai, siamo contenti, perché con le sforate che ho fatto va più che bene. Allora, a pranzo ho bevuto lo snap, perché visto le esagerazioni di ieri, scusate l'ondeggiamento. Adesso stiamo andando a farci un giro lo shan, perché come, non so se si vede, ma piove, quindi niente passeggiata a passo spedito, niente ciclette, perché dobbiamo andare a fare un po' di acquisti, un po' di spesa alla Ocean a Torino. A dopo! Ciao! Ciao! Spuntino! Come spuntino mi mangerò questo yogurt. Zero grassi, 100% naturale, magro. con un po' di miele. Un po'. Un bel cucchiaino di miele. Oh, oh. Là! È buonissimo così. Cena.
la testa fatto piastra, patè vegetale e cetrioli con un goccio d'olio. Questo è il patè vegetale, lo prendiamo alla Auchan, abbiamo fatto metà ciascuno, quindi un po' meno di 100 grammi, perché lui ne mangia sempre di più, è buonissimo, non so quanto sia magro ma è buono. Due fettine biscottate le mangio anche. Avete visto, nonostante ci sono stati giorni di sacrificio totale, poi c'è sempre stato il giorno che mi sono lasciata andare e quindi il risultato è stato che dall'altra settimana a questo ho perso mezzo chilo. Vabbè, ma come vi dicevo anche durante la settimana, non mi interessa, voglio andare giù lentamente senza fare troppe rinunce. Allora, il video gemellato questo, quello della collaborazione con Marzia, lo trovate nell'info box, ve lo linko nell'info box o qua da qualche parte se ci riesco, perché sono un po' negata. Ok, io vi ringrazio, speriamo nella prossima settimana di comportarmi meglio, di non cedere a tentazioni, ma per me l'importante è arrivare soprattutto alle feste natalizie con un qualche risultato, in modo che poi mi sia poi più facile perdere quello che recupererò inevitabilmente sotto Natale. Quindi speriamo, dai, adesso questa settimana, da lunedì in poi, cioè voi adesso vedete martedì questo video, ma sicuramente sarò un pochettino più forte a non cadere in quelle tentazioni, ecco, speriamo. Ok, io vi ringrazio di aver seguito anche questo video, andate a vedere anche quello di Marzia, mi raccomando, di CrudeliaTube. Noi ci vediamo nel prossimo video e vi mando il mio solito mondo di baci. Ringrazio Marzia per questa collaborazione e tanta positività. Ciao a tutti!